Buonasera e benvenuti, potremmo dire, allo studio centrale di Vannizzagnoli.it. Grazie, grazie davvero. Grazie a Luca Bello, soprattutto per le opportunità, grazie, davvero per tanto. E allora vedete che ancora abbiamo l'albero di Natale. Ho oh, questa riflessione è di costume, ovvero quello che piace a me. Ho già in mente tante altre puntate. Una la farò su Chiambretti, che è un caro amico, in attesa magari. Una volta di averlo ospite, vediamo, insomma, vediamo chi tantissimi personaggi li ho già ascoltati, raccontati, raccolti anche in video in tante situazioni. E qualcun altro lo coinvolgerò. Eh, la riflessione riguarda la bellezza, l'unico tema che a me sta a cuore perché giorno e notte ci penso e ne parlo. Allora già ho fatto una puntata solo da me in nottata, al buio dico pensi la differenza Luca Bello fra me e lei no? <ride> al di là del cognome o pensi alle ragazze che fanno la trasmissione Tacchi e Tacchetti bellissime, splendide persino la mamma di Sara no? perché parlo di bellezza? perché chi ha vinto Sanremo? Damiano io non conoscevo questi maneschini eh, pronuncia danese sono andato a vedere stanotte Vittoria, una bella ragazza, poi anche gli altri due. ma Lo nude look di sabato e poi vincono, e vincono perché? Perché piacciono i giovani, piacciono per la bellezza, per il magnetismo. La bellezza è l'ingrediente fondamentale. In questo caso, non sono sgarbista o come Vittorio Sgarbi o come eh, i grandi personaggi che si occupano di costume, Roberto Servaso a cui mi ispiro, ha scritto anche è scritto a lungo sul Gazzettino oltre che sul Messaggero, professor Stefano Zecchi. La bellezza è tutto. Uh, una persona bella, uomo o donna, cattura l'attenzione per sempre. Io ho proposto ai giornali, e per fortuna c'è Luca perché nessuno mi fa scrivere, magari una testata online che si chiama Enordest Insistendo, potrei farci il parallelo fra Damiano e Gimbo Tamberi, Gianmarco Tamberi. È la stessa impronta. Belli, magri, uh, dal look caratterizzato, come fossero attori, come fossero indossatori. Quello piace alle donne e agli uomini. Ho letto uh, di Damiano che è corteggiatissimo da donne più grandi di lui. Ora, io racconto tanto il costume, lo faccio con i passanti. Chi mi conosce mi evita, nel senso che una chiacchierata con Vanni Zagnoli, quando si accende la telecamera, fuori fuori nella vita privata un po' logoroico, ma non è quello. L'imprevedibilità di Vanni. Se io chiedessi a una passante, no? stamattina ho intervistato una signora di 68 anni che è grande amica del papà di Stefano Feltri, il direttore del eh, domani, ovvero la nuova repubblica. Per caso abbiamo raccontato il papà, la famiglia. Bene, ma se riesco e dubito... Uh, a me piacerebbe chiedere a un'anziana: signora, farebbe una follia per trascorrere una notte con Damiano? Ora, soprattutto nel giorno della festa della donna, mi rendo conto di quello che dico, ma io credo che non l'Italia, il mondo sia così. Ti piace una persona, fai qualsiasi cosa, non ti piace, succede come capita a me, la eviti, la ignori, mm. la... e quindi. Ma i Maneskin hanno un milione di follower su Instagram, il frontman Damiano, 450.000, sono numeri uh, di grande significato. E Tamberi si avvicina, adesso non ricordo bene, 140.000, viene in mente Niccolò Zagnolo, che è un altro della stessa stregua. Io dico, preferisco Daniele Bonera, faccio un esempio, insomma, paradossale, uno dei collaboratori di Stefano Pioli, potrei dire Mauro Tassotti, insomma, preferisco non tanto, non solo Rietta Berti che è di Cavriaro, Reggiana come me o Ivana Spagna che ha abitato al confine con il Parmes. Dico, io preferisco la normalità, cioè mi affascina quel magnetismo, però non può essere solo, solo... Guardami quanto sono bello, guardami faccio il mio show. È il Festival della canzone italiana. Questo era un pensiero forte di mia moglie, che si chiama Silvia, ma non vuole essere citata, non vuole essere ripresa. E aveva questa convinzione, proprio diceva, eh, ma, ma non era la canzone più bella. In effetti i giornalisti eh, avevano votato altro. Oggi il potere è, negli, è nella, nelle mani de, di chi maneggia gli smartphone. E quindi hanno vinto quelli che piacciono più ai giovani. Secondo posto Fedes, ovvero mister Ferragni. Eh, potrei dire eh, Stefano Bettarini, lo chiamavano il signor Ventura quando era sposato con Simona. La vita è questo ragazzi, la vita è il successo. Il su al succe allora la bellezza ti porta ovunque, hai qualità sfondi sul lavoro, poi passi allo spettacolo, poi torni ai lavori, ma quando hai... Il carisma, come dice qualche una signora che ho intervistato Toscana, è tutto più facile, è tutto in discesa. Hai torme di ammiratori, al lavoro nella vita, davanti a casa, l'energia, il permetti alle, alle persone di staccare. Allora, con un Tamberi, vedi che fa lo show. Arriva il secondo, ma fa lo show, si contorce i capelli biondi, platinati, non ti annoi mai. Io preferisco Leonardo Fabri, che adesso non è in forma, ha avuto il Covid, il pesista. Preferisco Alessandro Andrei, quando ero bambino. Insomma, preferisco la normalità. E se mi passa la, il parallelo Luca Bello, preferisco Barozzi, di cui mi sfugge il nome, che è più normale. no? Luca Bello è un personaggio di spettacolo puro. E, naturalmente per scherzare, e, ma penso a Sabrina Dogati. Penso alle eh, altre ragazze in studio, la bellezza porto ovunque, dai 13 ai 70, 75, 80 anni. Mi sfugge purtroppo il nome eh, della bellissima che ho intervistato nei vostri studi, che ha 35 anni, di origine erpina, forse Elena mi aiuterete voi. Ecco, quella donna fa TV su YouTube, come faccio io, io raramente poi mi inquadro, sono anche, insomma, non sono telegenico. Sapete quanta gente, ragazzi, eh, amici all'ascolto e in visione, sapete quanta gente mi dice ma non sono fotogenica, non sono fotogenico, non no, è eh, ti spavento, ti spavento perché sei troppo bella, sei troppo bello, sei troppo importante per finire su YouTube, sei troppo innamorato di, se stesso, di te stesso, non vuoi, se io scrivo il tuo nome e cognome, Vanni Zagnoli, eh, io vengo identificato eh, eh, tramite quello che c'è sui social e rifiuto, può non farmi piacere ecco, tutta questa con caneta e buonanotte, quindi Maneskin, Damiano, Gianmarco Tamberi ovvero Zagnolo, ovvero i vincenti ovvero Cristian Vieri ovvero i dominanti Cassano che ha scritto un libro ha avuto 700 donne e se io chiedessi a un calciatore delle squadre che mh, frequento eh, eh, quante donne ha avuto a quante donne ha detto di no tra le a quante tifose ha detto di no come uomo mi prendono direttamente per un orecchio e mi, mi, mi denunciano all'ordine nel senso che l'Italia, il mondo è fatto di questo mi piace una cosa mi piace una persona mi piace frequentare divento tifosa eh, chiudo con questo Zaitsev ero allo scudetto di Perugia direi tre anni fa No? due anni fa, non ricordo bene, eh, direi sì, 2018, senza credito, perché, tanto per cambiare, non è che ho litigato, volevo un'intervista, insomma, banalissimo. Ma eh, siamo sul finire della serata, c'è stata la cena, lei, questa ragazza, è figlia di un collaboratore dei tifosi della della CSF di Perugia e io chiedo signora signorina ma dica la verità voi ragazzi siete appassionati di volley o siete appassionati di belli la partita piace ma due bei culi si guardano sempre volentieri questo mi ha detto così ho fatto il titolo il giorno dopo il giorno dopo la Mamma mi ha lasciato un messaggio: lo tolga, lo tolga, lo tolga, lo tolga. In questi casi sono abituato, la denuncio, lei ne ha autorizzato. Mia figlia aveva bevuto. Non è vero, era solo Allegra. Tra l'altro c'era un post in discoteca per la quale lei era entusiasta, ma cioè non c'era la mamma lì. Ma stasera vado in discoteca e incontro Zaitsev, Che nel frattempo, aveva già avuto due figli da Eschelin, che quella sera intervistai per nove minuti e quello non è un materiale perso. Insomma, Cari amici di TVB85, la TV che ti vuole bene, ecco, <ride> le persone sognano con la bellezza, sognano, sognano, non posso dire volgarità, ma io sono certo che Damiano fa sognare uomini e donne la bellezza, la fisicità, il savoir-faire, eh, l'eleganza, lo stile, il vestito, il magnetismo. Eh, Adriano Celentano era un altro che faceva sognare, non solo Claudia Mori, ma insomma Riccardo Fogli, ecco il bello, l'artista: l'artista è un artista a 360 gradi. Messi è un artista, ecco, fra Messi e Cristiano Ronaldo. Messi piace agli appassionati di calcio, Cristiano Ronaldo piace a tutti perché è personaggio io credo che sia il sogno erotico, lo dico. Di milioni di donne nel mondo, ma stessa cosa Bobovieri che è passato dalla Canali, sa uh, l'ereditiera di quella famiglia, adesso mi sfugge il cognome, attorno alla follia. Ho visto un presidente, lo cito volentieri, presidente di Conegliano Volley a, agli eventi con una bellissima d'Essi. Ho chiesto, presidente, posso? Garbellotto si chiama. Ah no, grazie. Ah no, grazie perché. Ma, ah, no, grazie, perché? Perché poi magari intuisci che posso scherzare su una fidanzata che sembra magari tua figlia, e lì ricominciamo. Eh, briatore con la Gregoraci. Tutto è un uno, un unico, bellezza per stare con una persona che mi piace. Io ci provo con tutto me stesso, con tutta me stessa, se riesco a conquistarla bene. Nella peggiore delle ipotesi, avrò vissuto nell'estasi. Uh, la mia estasi è raccontare una storia anche del passante, anche non dico della persona pericolosa, ma di, della persona straniera che non ha nulla da dirmi, della persona che mi chiede un contributo economico, che fa l'elemosina. Per me, raccontare quello è l'estasi, per tanti è uh, ho il numero di Damiano ho speranze di uscire con lui e tutto può succedere. Vorrei un figlio da Damiano, vorrei farmi mettere in cita da Damiano. <ride> Ovviamente, stessa cosa per Tamberi, stessa cosa proprio per i belli che piacciono, i belli e le belle, le coppie. E lo sport, lo spettacolo sono la stessa cosa. Ci sono riviste di gossip, c'è, cari amici, l'ascolto in visione di tutto e tutto ruota attorno a... Sabrina Dogati è una star di Instagram, lo diventa ancora di più grazie alla TV, grazie a TTVB 85. Stessa cosa la bellissima Irpina, corpo fantastico da, da discoteca. Stessa cosa con una bellezza diversa, Sara. E potremmo andare avanti all'infinito. Mia moglie Dio no. <ride> e chissà quante fidanzate avrà avuto l'owner, il, il proprietario. Beh, insomma, eh, io non mi stancherò mai di dirlo. Quello che mi dispiace è l'incoerenza, cioè uh, vivono per essere i più belli del mondo. C'è una ex dirigente della Reggiana che si chiama Enrica che va a comprare apposta i vestiti a Londra, parte da Reggio Emilia, prende l'aereo per Londra per prendere dei bei vestiti. Okay. Ecco, si chiama Enrica, ne ho scritto su gazzettadiparma.it, poi ha fatto chiamare dicendo che l'ho mancato di rispetto quando avevo la registrazione. Se vivi per la bellezza, se vivi per le avventure, se vivi per provare quel tipo di emozioni, se vivi per avere un flirt con Ibrahimovic, abbi il coraggio, abbi il coraggio non a vanni ma abbi il coraggio di prendere, eh, non prenderti le tue responsabilità, ma di esporti. Quello che mi dispiace è il perbenismo, quello che mi dispiace, ah io sono cose private, ma come? sì, certo, sono cose private ma dimmi che sogni che vivi per avere un flirt con Zaitsev avere un flirt con Ibrahimovic Cristiano Ronaldo, eccetera, eccetera comunque con il famoso o con il fisicato stessa cosa, uomini con donne chi non vorrebbe passare dei momenti con fam la famosa Valeria Marini io nel 99 o 97, non ricordo andai sul set a Ferrara per il giornale purtroppo non c'erano gli smartphone ma scrissi ecco la dipendenza da famosi. io sono stato a Sanremo un anno fa, poi manderemo dei miei materiali, un anno fa a Sanremo c'era una signora napoletana che mi raccontava, purtroppo ho perso, adesso non ricordo, dovrei cercare il nome, questa signora si fa un po' tutti i festival e Costa Azzurra, perché vive per il contatto con il VIP, il VIP incendia la fantasia. Poi ci sono VIP e VIP, eh, io prenderò la lezione, la grande lezione di Ibra, no? Il campione nasce dai fallimenti, non alla mia età. Però dico, diciamolo, esponiamoci. Non dico mettiamoci in gioco, in discussione, però diciamo che i grandi, i famosi, gli accattivanti, ed è tutto un, un proseguire in questa, mi faccio bella, sono felice, aumenta la mia autostima faccio il pieno di complimenti, mal che vada, sono felice perché 20 uomini mi hanno visto, mi hanno fatto i complimenti, aumenta la mia autostima, aumenta la mia resa sul lavoro e magari sono felice di avere un'avventura in più, eh, un vestito in più, eccetera, 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 eccetera. Ecco, nell'era poi del Covid, quando facciamo, non si può uscire, eccetera, e tutto quanto sappiamo, il, lo specchiarsi, come sto facendo io in questo momento, il vivere per apparire. Io lo vedo ovunque, uh, l'ho visto all'8 marzo, l'ho visto notte e giorno, night and day, no? Eh, lo vedo negli uomini, lo vedo nelle donne, lo vedo nell'uomo geloso di, 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 di avere una bellissima accanto. Ovviamente, lavorando solo così o fermando i passanti, io, uno sfigato, fermo una bella signora, spesso parlo con l'uomo, perché non vorrei mai che capisse male. Io voglio fare un'intervista. E racconto il costume. Voglio un'intervista vera, non una finta. Un'intervista vera vuol dire sì, per avere successo nella vita, per vivere della mia immagine, sarei disposta a fare qualsiasi cosa. Quante sono queste donne in Italia? A mio avviso, diversi milioni. È la loro festa, è la festa della donna. Ho scelto proprio oggi per intrecciare tutti questi sull'abrivio di Sanremo e credo sia il sale della vita. Poi. Poi mi aspetto una tonnellata magari di, di disaccordo, perché non dire, cioè la bellezza in sé non significa nulla, non è per forza superficialità, ma la vita è bella, insomma, poi mica sono, mica sono un censore, mica solo... Ecco, su questo tema io mi infermo perché uh, credo sia il motore dell'universo, di uomini e donne, però raramente trovo qualcuno. Così accattivante, così richiesto, così conosco ad esempio una fornaia che ho visitato spesso negli anni. Lì è vero che il marito è gelosissimo. Però, però, però non me la racconta, giusta. Insomma, il fascino del giovane, il fascino. Pensate, e con questa vi saluto, cari amici, all'ascolto in visione, pensate allo straordinario eh, personaggio ex CT che ha fallito la qualificazione al mondiale, Gian Pietro Ventura, che ha 73 anni, una manciata d'anni fa, ha sposato una. La signora che è più giovane di mia moglie ora ha 42 anni, io la mail. Non mi ha dato la mail sua. Ventura, quando era al toro, mi ha dato la mail dell'allora fidanzata che poi ha sposato. Ecco questo dice tutto. È divorziato Pirlo, è divorziato Corini. Ieri sono andato a salutarlo. Corini, l'allenatore del Lecce, è un carissimo amico. E sono persone al di sopra di ogni sospetto perché se a me avessero detto, guarda, che Pirlo, quando smette di giocare, lascia la moglie. Io non ci avrei creduto. Ma stessa cosa per Eugenio, Eugenio Corini. Eh, ma stessa cosa per la moglie di un mio ex compagno di classe. Ma al famoso cuore non si comanda. Ecco, io credo che sarà l'anno di Damiano, sarà l'anno di Tamberi. Se poi vince le Olimpiadi ancora di più. Quando ero bambino c'erano Sara Simeoni e Pietro Mennea. Era un po' diversa la faccenda. Eh, Federica Pellegrini va in tv. Ma è tutto bellissimo. Federica Pellegrini dovrebbe avere il coraggio di dire. Ho lasciato Filippo Magnini perché mi sono innamorata del mio allenatore Matteo Giunta ed essendo suo cugino non ho avuto il coraggio a filo di dirglielo subito per evitare di insomma di essere tacciata di è un po' la storia di eh, Mauro Icardi, Wanda Nara e come si chiama Maxi Lopez, no? Poi è un po' diversa, ma ecco, a me va bene tutto, anzi quel mondo fa sognare, no? Si vede Wanda Nara. Però però diciamolo, però esponiamoci, si dice tanto di fare il coming out, No, fate quello che volete. Fate, cioè un conto è dichiarare un'omosessualità, come ha fatto in parte Paolo Egon, come ha fatto un giocatore di basket svizzero di recente. Un altro conto è semplicemente dire, sì, io ho un fidanzato, ho una fidanzata, ma il grande personaggio, il grande, la rockstar mi fa sognare. Ecco, Saremo, in questo senso, ha fatto sognare. Nuova York, Ruggero Orlando stasera, eh, un brano Infinito. Mi sento un notista di costume. Mi sento anche il carissimo. Spero di averlo una volta ospite, se no, farò vedere un mio cameo, Leonildo Leotorini direttamente da Sky. Un grandissimo modenese, uno straordinario personaggio. Già che ci sono, cito grandi giornalisti di Modena. Vittorio Zucconi: non c'è più. Come il papà Guglielmo Zucconi, adesso è il turno di Stefano Fetri e insomma ne ho raccontato e faremo vedere anche quella. Grazie a tutti voi, buona serata.